Facciamo adesso un esempio di applicazioni sulle funzioni nettive. La domanda che ci fa il testo di questo esercizio ci chiede per quali valori, per quali dei seguenti valori, a uguale 2, a uguale meno 1, a uguale 1, a uguale 0, questa funzione, definita come logaritmo naturale di x più ax, risulta non essere iniettiva nel dominio naturale. Bene, notiamo subito che il dominio di questa funzione, qualunque sia a, evidentemente positivo o negativo, pari a 2, 1, meno 1, 0, è evidentemente 0 più infinito, dove sappiamo che 0 è un evidente punto di discontinuità di seconda specie. Quello che conviene fare in questo caso è sostituire i vari casi ad a il valore. Cominciamo con a uguale 2. Per a uguale 2 abbiamo a che fare con una funzione del tipo y uguale logaritmo naturale di x più 2x. Ricordiamo dalla teoria che abbiamo trattato sull'iniettività, ci sono varie strade che si possono applicare, una tra le quali, la migliore, credo io, è la definizione di iniettività, che ci dice che una funzione si dice iniettiva se considerato un asintoto orizzontale di equazione y uguale a con a uguale costante, la curva lo incontra al più una volta sola, questa retta orizzontale. Bene, quindi cosa facciamo? Conviene disegnare la curva y uguale log x più 2x, disegnare un qualsiasi asintoto orizzontale di qualsiasi con costante y uguale meno 1, y uguale 2, e vedere se questa curva lo incontra al più una volta sola. Attenzione, non al meno, ma al più, al massimo significa. Per disegnare questo grafico, è abbastanza banale, si può fare uno studio velocissimo di questa funzione, che è definita da 0 a più infinito, quindi prima dello 0 cancelliamo tutto. A 0 da destra, la y tende chiaramente a meno infinito, quindi abbiamo è un grafico molto simile a quello della funzione logaritmo naturale di x. In questo caso, naturalmente, non possiamo studiare né il segno né l'interazione con gli assi, in quanto ci sarebbe da studiare l'andamento di questa, quando è che il logaritmo di 2x interseca eventualmente la curva, perché abbiamo a che fare con un'equazione trascendente non risolvibile da un punto di vista algebrico, e quindi si possono applicare una serie di metodi iterativi o anche il metodo, quello che preferisco io, quello dell'interpretazione grafica, dove si vede che se questo è log x e meno 2x è naturalmente questo, come possiamo vedere. C'è un'intersezione della nostra curva log x con la nostra y uguale meno 2x bisettrice del secondo e quarto quadrante in questo intervallo, che è un intervallo sicuramente compreso fra 0 e 1. Quindi qui tra 0 e 1 c'è un punto che chiamiamo A, con A compreso fra 0 e 1. E tra l'altro, se abbassiamo questo A, notiamo come da un punto di vista della positività, fino a questo valore x uguale A compreso fra 0 e 1, notiamo come la nostra meno 2x, logaritmo di x è maggiore di meno 2x solamente da questo valore qui a più infinito. Quindi abbiamo una situazione del segno, eccola qua, dove noi non possiamo valutare il valore a preciso, ma possiamo dire così il segno. A questo punto si capisce che il limite a più infinito viene più infinito, non ci sono. In questo caso si potrebbe fare la prova dell'asintoto obliquo, ma diciamo pure che dovrebbe esserci un asintoto obliquo, diciamo che comunque mettiamo una freccia che va in diagonale, anche se c'è l'asintoto obliquo va comunque in diagonale la curva, e quindi è evidente che comunque si ha un grafico di questo tipo. E un grafico di questo tipo ci implica che comunque noi prendiamo una retta orizzontale, vedete, la incontra questa curva al più in un punto solo, perché la retta è una sola, quindi se la prendiamo qua la incontra in un punto solo, se la prendiamo qua la incontra in un punto solo e così via. A questo punto, fatto questo, quindi per a uguale 2 la funzione è sicuramente iniettiva. Vediamo che succede invece per a uguale 0. Oh, per a uguale 0 è un valore abbastanza banale, perché per a uguale 0 viene la funzione log x, che sappiamo essere una funzione sempre monotona crescente, quindi sempre iniettiva. Si potrebbe studiare l'iniettività e la non iniettività studiando, come ho visto in qualche parere, la monotonia. Sì, potrebbe essere un caso, ma questa è una risoluzione un pochino più elegante. Quindi per a uguale 0 viene y uguale log x, che ripeto, il suo grafico è questo qui, e chiaramente la funzione, in questo caso lo conosciamo, logaritmo naturale di x è una funzione sempre iniettiva. Rimangono due valori costanti, il valore di a uguale 1, quindi ancora un valore positivo, in questo caso abbiamo che y uguale log x più ux è praticamente lo stesso grafico che avevamo precedente, dove c'è questo valore a che non conosciamo, è un grafico che fa così. Allora rimane questo, ovvero rimane il valore di meno 1.
probabilmente, visto che tutti quanti a uguale 0, uguale 2, a uguale 1, la funzione iniettiva, probabilmente per a uguale meno 1 non sarà iniettiva. Vediamo effettivamente cosa viene log x meno x. Se andassimo a studiare in questo caso l'iniettività di questa funzione, andiamo a studiare il grafico. Bene, il grafico, vi faccio notare, della funzione è sempre da 0 più infinito, quindi lo cancelliamo. Notiamo come c'è un'intersezione questa volta. Chiedo scusa, c'è un'intersezione questa volta della nostra, questa è la bisettrice y uguale x. Se andassimo a intersecare log x con y uguale x, beh, in questo caso il discorso è abbastanza diverso rispetto ai caso, a caso per esempio del primo caso che abbiamo fatto 2x, in quanto diciamo probabilmente c'è un'intersezione, ma è sicuramente molto lontano rispetto al valore 1 di intersezione del logaritmo con la nostra asse delle x. E quindi diciamo c'è un'intersezione che sta molto più avanti sull'asse delle x. Non ne siamo certi, ma abbiamo, diciamo, io studente, non io studente, io studente inteso come puta caso, non ne sono certo, ma probabilmente in un certo punto si incontreranno questa curva logaritmica con questa bisettrice primo e terzo quadrante y uguale x. E allora vuol dire che in questo caso comunque abbiamo che il grafico della nostra, diciamo, non ne abbiamo comunque la certezza. Notiamo che però, anche se non ci fosse questa intersezione, il discorso cambierebbe di molto, perché se andiamo a fare i limiti, che è sostanzialmente la parte fondamentale, il limite a x che tende a 0 destro è sempre, naturalmente, abbiamo una tendenza a meno infinito, o meno 0, quindi meno infinito. Però faccio notare che a x che tende a più infinito, abbiamo un risultato, questa volta particolare, ovvero pari a meno infinito. Se andassimo a fare il calcolo, lo faccio qua sotto, del coefficiente m, per eventuale prova dell'asintesi obliquo, verrebbe limite per x che tende a più infinito di un f di x fratto x, che se andiamo a fare i calcoli, log x meno x è un rapporto fra infiniti non dello stesso ordine, quindi rimarrebbe soltanto meno x fratto x, quindi un m pari a meno 1. Se andiamo a fare il calcolo di q, che è il limite per x che tende a più infinito di log x meno x più x, darebbe un valore pari a più infinito, quindi non c'è l'asintesi obliquo, come d'altronde non c'è nemmeno nelle precedenti funzioni. Però attenzione, la tendenza della funzione quando x tende a più infinito non è a più infinito, ma è qui, è a meno infinito. Quindi significa che molto probabilmente c'è un punto di massimo, cosa che non avevamo nelle precedenti tre funzioni. Y uguale log x più 2x, y uguale log x e y uguale log x più x. I punti di massimo lo possiamo vedere se andiamo a fare la derivata della nostra funzione, che comunque anche se avessimo provato l'iniettività con la monotonia l'avremmo comunque dovuta fare. Quindi y' in questo caso, vedete, è la derivata è 1 su x meno 1. Se andiamo a fare un minimo con un multiplo, viene y' uguale x al denominatore come minimo con un multiplo 1 meno x. Questa funzione, se andiamo a studiare la positività della nostra derivata prima, vede che il numeratore è positivo quando x è sicuramente strettamente minore di 1. Il denominatore è positivo nel dominio, quindi x maggiore di 0 non lo prendiamo. Quindi ci interessa da 0 a 0 in poi questo x minore di 1. E quindi, come potete vedere, la funzione cresce fino a 1, decresce fino da 1 in poi. E quindi vuol dire che la funzione calcolata in 1, tra l'altro, vedete che viene logaritmo di 1 meno 1, quindi 0 meno 1 meno 1, quindi c'è un punto sostanzialmente di coordinate 1 meno 1, un punto di massimo, e infatti la nostra funzione ha questo andamento così, dove questo è il punto di massimo. E quindi una funzione che non è, che presenta un massimo, è difficilmente in questo caso sarà, vedete, iniettiva, perché se io prendo una retta che fa così, trovo che la mia y uguale, non so, meno 4, che è questa retta orizzontale, incontra la mia curva non in una volta sola, ma la incontra in due punti. E di conseguenza per y, per a, chiedo scusa, uguale meno 1, la funzione non è certamente iniettiva. Ciao e alla prossima!